Buongiorno. Dopo avervi raccontato nello scorso filmato un tratto di via Salaria da Castel Giubileo a Roma, oggi desidero rimettere i panni di un grand tourist che nei primi anni dell'Ottocento, a metà strada tra Passo Corese e Monte Rotondo, avesse deciso di raggiungere Roma lasciando la via Salaria e percorrendo un'altra delle vie consolari che costeggiano questo territorio oggetto di studi e di attività di tutela e valorizzazione da parte di noi, volontari del gruppo archeologico romano. Sto parlando dell'antica via Nomentana. La storia di questa strada va molto indietro nel tempo, quando ancora veniva chiamata via Ficulensis, collegando Roma con la località di Ficulea, e poi successivamente prolungata fino a Nomentum nei pressi dell'attuale paese di Mentana. Quello che voglio fare oggi con voi è pertanto riseguire il tracciato moderno che in buona misura corre su quello antico. In questo punto la via Salaria corre vicinissimo al corso del Tevere. In una campagna brulla e dagli sconfinati prati incolti bruciati dal sole, imbocco una strada in terra battuta che va verso i paesi di Monte Libretti e Mentana. Ai lati della strada alcune colline che dominano la valle del Tevere. Le fonti parlano di una città antica che sorgeva in questi luoghi, l'antica città di Retum, di cui si è persa completamente la memoria. Città che è stata menzionata da Virgilio tra quelle sabine alleate contro Enea e continuamente in lotta contro i romani. In realtà, stando nei primi anni dell'Ottocento, non posso sapere che solo tra un paio di secoli, negli anni 70 del Novecento, proprio in questa zona, nell'area della ricerca del CNR, verrà localizzata la necropoli sabina di Colle del Forno, con decine di tombe a camera risalenti al VI secolo, scavate nella roccia e dotate di corridoi di accesso e con loculi per le deposizioni nelle pareti. Degna di particolare attenzione è la cosiddetta tomba del principe, sepolto con un corredo incredibile. Un calesse decorato da lamine di bronzo, cavalli con ricche bardature in bronzo, vasi, bucheri, spiedi, alari, il tutto in qualche modo che allude alla ritualità del banchetto. Dalla metà del VI secolo appaiono sepolture monumentali di grandi famiglie gentilizie. In una tomba del monumentale viene deposto un re insieme ai suoi cavalli ed insieme a tutta una serie di oggetti facenti parte del suo corredo, tra cui un incredibile trono in terracotta. Di fronte a questo luogo sorge la collina di Casacotta, su cui sono stati trovati i resti di un insediamento non fortificato, identificata con l'antica città di Retum. Continuo il mio viaggio andando in direzione di Mentana, l'antica Nomentum che ha dato il nome alla strada. Mi guardo intorno, il territorio che sto attraversando all'epoca romana veniva detto Ager Nomentanum, ovvero quella fascia compresa tra il fiume Tevere e l'Aniene che ricadeva nei municipi romani di Fidene, Ficulea e Nomentum. Proprio lungo questa strada, che andava verso Roma, sorgevano le ville di importanti personaggi della Roma antica: Seneca, Marziale, Cornelio Nepote, Pomponio Attico. Ville che erano lontane dal trambusto dell'urbe, in quanto immerse nella natura, e che costituivano luoghi di ozium per i facoltosi proprietari, ma allo stesso tempo erano anche delle ville rustiche, simili quindi alle nostre tenute agricole, dove veniva prodotto vino, olio, frutta e ortaggi. In lontananza, ben aggrappato su un ciglione roccioso tra poggi coltivati ed uliveti, intravedo la sagoma di Mentana. Spesse mura con accettanti torrioni circondano l'antico centro, sviluppatosi dall'VIII secolo in seguito all'abbandono dell'antica Nomentum. Simbolo del paese è il castello che sovrasta il borgo, risalente al X secolo e passato di mano tante volte nel corso del tempo. Crescenzi, Capocci, i monaci benedettini di San Paolo fuori le mura, gli Orsini e dalla metà del 1600 il Borghese. Ed in effetti, proprio ai Borghese si devono nell'Ottocento le prime ricerche di antichità per adornare i loro palazzi e quindi la scoperta di un'area che viene identificata come foro dell'antica Nomentum al 14° miglio da Roma, nell'attuale frazione di Casali. Sotto al foro è stata trovata un'antichissima tomba a camera, detta del Romitorio, tipologicamente simile al sacello di Pestum.
Le origini di questa città si perdono veramente nella nebbia della storia. Virgilio ne parla come di una colonia albana in territorio sabino, sottomessa da Tarquinio Prisco e sconfitta dai Romani nel 338 a.C., per essere così incorporata nel territorio romano, diventando municipium. Nomentum era comunque estremamente nota per la produzione di vino e per la presenza nel suo territorio di una stazione termale, dette Acque le Balabane. Secondo alcune fonti, proprio qui, e non a Ponte Nomentano, che incontreremo più avanti lungo il nostro percorso, Carlo Magno ebbe incontro a Papa Leone III il 23 novembre dell'anno 800. Lasciata la piazza centrale, che conserva murati in un'antica casa alcuni frammenti romani, imbocca una strada in discesa da cui ha una pittoresca veduta del borgo fortificato che domina la valletta. In lontananza si intravede il Tevere che serpeggia lungo la valle, scendendo verso Roma. L'antica strada passa alle falde dei Monti Cornicolani, superando numerose collinette. Ripresa la strada verso Roma, che continua ad attraversare un territorio di colline e pianure ben coltivate, passo attraverso un'antica tagliata, chiamata dalla gente del posto Botteghe Oscure. In effetti, si vedono ancora i resti di antichi contrafforti in muratura realizzati dai Romani per supportare la collina tagliata in questo punto per far passare la via Nomentana. La strada, andando oltre, passa a fianco ad un antico mausoleo, detto Torricella o Torre Mancini, un sepolcro alto ben 9 metri, composto da due camere sovrapposte, costruito in epoca romana e riutilizzato nel Medioevo come torre di avvistamento. Da vicino ancora si vedono i segni delle lastre di marmo che lo rivestivano, strappate chissà in quale momento storico. La strada in questo punto corre molto alta, a tal punto da far intravedere in lontananza la città di Roma. Alla sinistra, su di una collina, vedo la sagoma del casale di Monte Gentile, costruito sui resti di un castello risalente al X secolo, che è oggetto di numerosi scontri nel corso del tempo. In ultimo, è stato espugnato nel 1485 da Roberto Sanseverino, che era a capo delle truppe pontificie che marciarono contro gli Orsini, rei di essersi alleati con Alfonso d'Aragona, a danno di Renato d'Angiò, che era favorito dal Papa Innocenzo VIII. Il percorso scende lentamente, superando una pietra miliare. Il paesaggio è segnato dai casali costituiti intorno e da antiche torri di avvistamento risalenti al Medioevo. Superata Torre Lupara e l'antico casale di Sant'Antonio, sulla sinistra si stacca un'antica strada. Probabilmente corrispondeva alla prosecuzione del tracciato più antico della Via Ficulensis, che da questo punto andava verso nord tra dolci ondulazioni, passando nei pressi della collina di Capobianco. In realtà non posso sapere dal Gran Turis dei primi anni dell'Ottocento che proprio in questi luoghi, secondo alcuni studiosi del XX secolo, si trovava l'antica Ficulea, ovvero la destinazione più antica del tracciato della Via Nomentana. Ritornato sui miei passi, poco oltre vedo un mausoleo abbastanza ben conservato, e la Torre Castiglione, o Torraccio di Capobianco, sepolcro in calcestruzzo di forma cilindrica, costruito in epoca augustea e nel Medioevo anch'esso riadattato come torre di vedetta. Riprendo il mio viaggio verso Roma, tra resi di blocchi, capitelli e colonne che si affastellano lungo la strada. Sulla destra noto una piccola collina che quasi cela i resti di qualche edificio più antico. In effetti, tra qualche decennio, nel 1854, verranno alla luce i resti di una catacomba con annessa basilica, sorta nel V secolo su di un oratorio, ove la matrona Rosabina depose, nel II secolo, le spoglie dei santi Alessandro, Evenzio e Teodulo, vittime probabilmente delle grandi persecuzioni di Diocleziano. La Nomentana comincia la sua discesa verso Roma, calpestando l'antico basolato in pietra basaltica che si è preservato per un lungo tratto. Tra resti di torri, casali e tombe antiche, la mia attenzione è attratta da un ben conservato mausoleo in laterizio che sbetta sulla sinistra della strada. È il sepolcro di Torraccio della Cecchina, detto anche Spunta Pietra o Sputa Pieti. Realizzato nel II secolo, durante il Medioevo anch'esso fu trasformato in torre di guardia. Quello che mi colpisce, tuttavia, è il laterizio rosso in cui è realizzato, con una pianta quadrangolare che si sviluppa su due piani.
Sulla facciata che dava sulla strada si aprivano due finestre ed era presente il titulus, l'epigrafe con i riferimenti del defunto che qui era sepolto, che ahimè non è più visibile. Di lato i resti della scala di accesso al piano superiore. Mi affaccio all'interno e noto le nicchie ad arco dove venivano deposti i corpi dei defunti. La camera inferiore è ancora la copertura, la volta a crociera, mentre l'ambiente superiore conserva una volta a pennacchi misterici. Prosegue la discesa della via Nomentana, che supera un fosso tramite un antico ponte realizzato in blocchi di tuffo travertino per risalire poi vertiginosamente seguendo una valletta. Alla sinistra, un'alta torre merlata svela, mano a mano che mi avvicino, il casale su cui si erge. È il Casal de' Pazzi, costruito o probabilmente restaurato dalla nobile famiglia fiorentina nel XV secolo e poi per tante volte passata di mano. Decido di fare una deviazione sulla destra per andare in direzione della via Salaria. Ad un certo punto, sul fianco di una collina, vedo i resti di vaste murature in opus reticolatum. Non posso sapere che tra qualche decennio Antonio Nimbi studierà i resti di questa villa, identificando la residenza di Liberto Faonte. Ancora dopo, e siamo alla fine dell'Ottocento, proprio in questo luogo verrà rinvenuta un'urna funeraria con incisa un'iscrizione dedicata a Claudia e Gloghe. Da Svetonio apprendiamo che questa donna era stata la nutrice dell'imperatore Nerone, che aveva raccolto i resti dell'imperatore per andarle poi a collocarli nella tomba dei Domizi. Ciò che abbiamo di fronte potrebbe essere proprio la villa di Faonte, ovvero di quel Liberto che consigliò all'imperatore Nerone di rifugiarsi nella sua residenza per sfuggire all'ira dei partigiani di Galba, e quindi questo è il luogo dove Nerone decise di suicidarsi conficcandosi un pugnale in gola. Ora, a prescindere dalla certezza di attribuzione, le rovine ci mostrano i resti di una villa di grandi dimensioni, dotate sia di una parte rustica che di una parte residenziale, con annessa una grande cisterna. Torno sui miei passi, su via Nomentana, dove la strada riprende a salire. In lontananza vedo il profilo pittoresco di un'alta collina tufacea su un pianoro naturale che è circondato su tre lati da un'ampia ansa del fiume Aniene. Quel fiume Aniene, detto anche Teverone, che per secoli ha fatto da confine tra il popolo romano e quello sabino. Su quel monte sacro, secondo le fonti, Menenio Agrippa nel 494 a.C. pronunciò quel discorso con cui fu ricomposta la prima grande rottura tra patrizi e plebei, la secessione del monte sacro. Una volta, le membre dell'uomo, constatando che lo stomaco se ne stava ozioso da tenere cibo, ruppero con lui gli accordi e cospirarono tra loro, decidendo che le mani non portassero cibo alla bocca, né che, portandolo, la bocca lo accettasse, né che i denti lo confezionassero a dovere. Ma mentre intendevano domare lo stomaco, a indebolirsi furono anche loro stesse, e il corpo intero giunse a deperimento estremo. Di qui apparve che l'ufficio dello stomaco non è quello di un pigro, ma che una volta accolti distribuisce i cibi per tutte le membra, e quindi tornarono in amicizia con lui. Così, senato e popolo, come fossero un unico corpo, con la discordia periscono, con la concordia rimangono in salute. Proprio sotto al monte, superati due antichi mausolei che si stagliano ai lati della strada, si intravede il ponte Nomentano, nel punto in cui supera il fiume Aniene. Probabilmente costruito in sostituzione di un più antico ponte, quello che ho davanti risale all'incirca al II secolo a.C. Nella chiave di porta dell'arco si riconosce una testa taurina ed una clava, simboli strettamente connessi ad Ercole e quindi probabilmente legate a quell'attività di transumanza delle greggi che per tempi e tempi, in epoche molto remote, si è svolto lungo questo antico tracciato viario. Nell'VIII secolo il ponte fu fortificato dal pontefice Adriano I e fu restaurato nuovamente da Papa Nicolò V nel XV secolo. Secondo alcune fonti, qui Carlo Magno andò incontro a Papa Leone III il 23 novembre dell'Ottocento. E sempre qui, qualche anno fa, nel 1805, Simon Bolivar pronunciò il famoso giuramento con cui si impegnava a profondere tutte le sue energie per combattere lo strapotere degli spagnoli.
Superato il fiume, riprendo il mio viaggio verso Roma. La strada sale tra frammenti sparsi lungo il tracciato e, superato un altro fosso tramite un antico ponte, la via Nomentana corre parallela ad un'ampia valle che la separa dalla via Salaria. Tra orti, casaletti, vigne che cominciano a scandire il paesaggio, emerge dal basso il profilo di un altro sepolcro romano, molto ben conservato e simile a quello che ho incontrato poco prima. Dalla gente del posto è soprannominato Sedia del Diavolo. Si tratta in effetti di un sepolcro in laterizio di epoca antonina che si sviluppa su due piani e che, a causa di alcuni crolli, assomiglia ad una grande sedia, la Sedia del Diavolo. All'interno noto ancora le nicchie per i sepolcri e i resti delle coperture a vela. Un pastorello si riposa stanco all'ombra delle antiche mura. Guardando più avanti, ecco il profilo di una grande basilica aggrappata al ciglio del pianoro su cui corre la via Nomentana. Mentre mi avvicino, noto che nei pressi della strada ci sono alcuni pozzi e delle scalette da cui si accede ad alcuni misteriosi ambienti ipogei. Ebbene, mi trovo all'ingresso del Cemeterium Maius, catacomba del III secolo d.C., realizzata ai tempi dell'imperatore Costantino, in cui venne sepolta anche Santa Emerenziana, sorella di Sant'Agnese, e di martiri Papia, Felice, Vittore, Alessandro. Esplorata per la prima volta dai monaci agostiniani della Basilica di Santa Maria del Popolo alla fine del 400, venne anche studiata da Antonio Boso agli inizi del 600. Quello che mi stupisce sono gli incredibili affreschi con episodi del Vecchio Testamento, oranti, Cristo benedicente, nonché l'affresco di una donna a mezzo busto, con le mani alzate, ad un bambino. Chissà, una rappresentazione di una defunta o più probabilmente della Madonna. Ritornando sui miei passi, mi avvicino alla grande basilica che sorge lungo la via Nomentana, immersa da piantagioni e vigneti, e la Basilica di Sant'Agnese fuori le mura, uno degli esempi più insigni di antica basilica cristiana, dedicata proprio a quella Sant'Agnese, a quella bambina che fu martirizzata il 21 gennaio all'età di 12-13 anni presso il circo di Domiziano, l'attuale piazza Navona. In realtà, sul martirio e sull'anno preciso non abbiamo delle notizie certe. Quello che probabilmente sappiamo è che avvenne dopo il quarto editto di Diocleziano, che risale al 304 d.C., a cui seguirono delle persecuzioni contro i cristiani sia nella città di Roma che in tutte molte province dell'impero romano. Il suo corpo viene trasportato e conservato in una catacomba che sorgeva proprio in questo punto, lungo la via Nomentana. Intorno alla tomba della santa si creò un culto crescente, alimentato dalla fama di questa giovane santa, di cui divenne devota per una guarigione miracolosa anche Costantina, figlia dell'imperatore Costantino e di Fausta. Proprio Costantina, nella prima metà del IV secolo, fece realizzare in questo luogo la prima basilica, accanto alla tomba della martire, nell'ambito di una più ampia campagna di realizzazione di opere cristiane avviate dal padre Costantino. Ed in effetti, le rovine che vedo aggrappate al ciglio del pendio, supportato da mastodontiche sostruzioni e da contrafforti che mantengono ancora la forma del circo romano, non a caso si parla di basilica circiforme, con un lato piatto e con l'altro semicircolare, sono proprio ciò che resta di questa antica basilica cimiteriale. Con la fantasia, provo ad immaginare come si dovrebbe presentare questa basilica nel IV secolo. Il pavimento, ricoperto di tombe dei fedeli, le grandi navate scandite da antiche colonne romane di reimpiego, i grandi finestroni che correvano lungo tutto il muro perimetrale, ed una copertura con delle capriate lignee, con delle grosse tegole. Nel VII secolo questo edificio venne abbandonato e venne completamente spogliato di quasi tutti i materiali per realizzare una nuova basilica voluta da Papa Onorio I, che doveva sorgere ad Corpus, ovvero proprio sopra la tomba della Santa. Per fare questo, il Papa fece completamente smancare una parte del costone, realizzando una basilica in parte ipogea, in questo modo intercettava le antiche catacombe nel punto in cui si trovava la tomba di Sant'Agnese. Ed in effetti, questa è la basilica ancora oggi in uso, che si apre proprio su via Nomentana. Prima di lasciare la Basilica Costantiniana, entro nel monumento più famoso di tutto il complesso di Sant'Agnese fuori le mura, il mausoleo di Costantina, o di Costanza, che si ispira nella sua forma al martirium del Santo Sepolcro di Gerusalemme, fatto realizzare da Costantino dalla Madre Elena pochi anni prima. Tramite il Nartece
Entro all'interno di questo mausoleo, dove vi accoglie la penombra del deambulatorio, circondato da 12 coppie di colonne di granito, tutte di spoglio. Devo aspettare qualche minuto prima che i miei occhi si abituino ed ecco che piano piano comincio a riconoscere i magnifici mosaici del IV secolo che decorano la porta a botte del deambulatorio. A motivi geometrici si alternano delle scene di vendemmia con degli incredibili amorini alle prese con le varie fasi, dalla raccolta dell'uva alla vinificazione. Ecco come dei temi pagani sono stati adattati alla tradizione cristiana. Non è un caso che questo mausoleo, secondo alcuni, viene ancora definito Tempio di Bacco. Quello che colpisce inoltre la mia attenzione sono i ritratti di due personaggi che mi fissano sempre dalla volta, sempre realizzati in mosaico. Secondo molti, sono i ritratti, le rappresentazioni di Costantina e del tuo marito, Annibaliano, re del Ponto. Mi sposto nella parte centrale e noto che il mausoleo è sormontato da un'elegante cupola, per quanto decorato con un affresco piuttosto modesto, mediocre, probabilmente di un'epoca successiva. Uscito dal mausoleo, decido di affacciarmi nella chiesa, la chiesa mariana. In fondo alle tre navate scandite da colonne di spoglio, probabilmente proprio smontate, rivenienti dall'antica basilica costantiniana, sono subito attratto dal grande mosaico del catino cristiale. Al centro è raffigurata Sant'Agnese, con i piedi gli strumenti del martirio, le fiamme e la spada. Ai suoi lati ci sono Papa Simmaco e Papa Onorio, quest'ultimo con in mano un modellino della chiesa che ha fatto per l'appunto realizzare. Sotto al ciborio vedo che c'è una scala, la scala che effettivamente conduce al sacello ad corpus della santa, da cui si staccano antiche gallerie che conducono alla catacomba di Sant'Agnese. Ritorno sulla via Nomentana e riprendo il mio viaggio verso Roma, attraversando vigne, orti, ville maestose, residenze fuori porta di personaggi e ambienti della nobiltà e del clero romano. La villa del cardinale Alberoni, la vigna Panfili, l'estesa villa vigna Lancellotti. In lontananza riesco addirittura ad intravedere il profilo della meravigliosa villa del cardinale Albani che si trova su via Salaria. In fondo, al termine del lungo rettifilo, intravedo la sagoma di Porta Pia, una delle 18 porte che si aprono lungo le mura aureliane. Fatta realizzare da Papa Pio IV Medici nel XVI secolo, il suo progetto è attribuito a Michelangelo, che fu chiamato a sistemare l'urbanistica dell'antica via Semita, ovvero di quella strada che correva da via Nomentana verso il Quirinale. Non a caso, da quel momento in poi, questa strada fu battezzata via Pia. Peccato che la porta che mi trovo davanti è rimasta incompiuta, in quanto alla morte del grande maestro non è stata più completata. Sulla sinistra, oltre all'elegante Villa Patrizi, intravedo invece la sagoma degli antichi Cassa Pretoria, le caserme della Guardia Pretoria che vennero ingrombate dall'imperatore Aureliano nella sua cerchia di mura. Supero Porta Pia, e quello che si apre di fronte ai miei occhi è una strada diritta alla via Pia affiancata da ville e giardini ben curati. Sulla sinistra in lontananza noto la mole maestosa delle terme di Diocleziano convertite da Michelangelo nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. Oltre giardini, vigne e orti che continuano a costeggiare la strada ed in lontananza vedo un'alta torre che domina la città. È la torre dei venti del Palazzo del Quirinale, residenza stabile del Papa che domina l'urbe dal suo colle più alto. Siamo arrivati a Roma, al prossimo viaggio.